Sex and the City, in cantiere il terzo film tratto dalla serie? È bastato pubblicare un selfie con un'amica ed ex collega per far salire alle stelle l'entusiasmo dei fan. Le protagoniste del post in oggetto sono Christine Davis, la Charlotte York di Sex and the City, e Cynthia Nixon, che nella serie interpretava la rossa Miranda Hobbes. Il selfie che accende le speranze dei fan. Le due attrici posano su un post pubblicato sul profilo Instagram della Davis, Charlotte in un selfie con la collega Nixon, Miranda. Questo è bastato per far pensare a una reunion tra le attrici della serie TV che ha rivoluzionato l'immaginario femminile. Ma, a incuriosire maggiormente i fan è il quadro dietro le due attrici, che rappresenta le quattro protagoniste di Sex and the City in una simpatica caricatura. Cosa significherà? I fan si sono subito lanciati in ipotesi, visto che da parte delle due attrici non c'è stato nessun commento, né di conferma né di smentita. Qualcuno pensa che ci possa essere una stagione revival della serie cult degli anni 90, altri, invece, sperano nel terzo capitolo della trasposizione cinematografica della serie TV. Già verso la fine dello scorso anno si era parlato di un ritorno sul set delle quattro spregiudicate amiche newyorkesi, tirando in ballo addirittura un contratto già firmato e di probabili riprese nell'estate 2017. Pare che all'epoca Sarah Jessica Parker, l'interprete di Carrie Bradshaw, avrebbe avuto da ridire sul copione di questo terzo episodio ma, dopo alcune modifiche apportate alla sceneggiatura, si era resa disponibile a girare l'attesissimo sequel. Che il selfie voglia dirci proprio questo. Miranda e Charlotte si sono incontrate per parlare della sceneggiatura? O è solo un incontro tra vecchie amiche? Il mistero si fa sempre più fitto, anche perché sono diversi milioni in tutto il mondo gli orfani della serie. Lo scatto della Davis ha raggiunto più di 60.000 like e in poche ore è diventato virale. La serie TV che ha sdoganato il rapporto delle donne con il sesso. Sex and the City è andata in onda per la prima volta nel 1998 e ha rivoluzionato per sempre l'approccio delle donne nei confronti del sesso. La serie narra le vicende di quattro amiche newyorkesi, raccontate dalla protagonista, la scrittrice Carrie Bradshaw, interpretata dalla bionda Sarah Jessica Parker. Attraverso le parole di Carrie, che tiene una rubrica sul sesso Sex and the City, appunto su un quotidiano, scopriamo le gioie e dolori che lei e le sue amiche vivono ogni giorno. La serie ha immediatamente un successo strepitoso, grazie anche all'utilizzo di un linguaggio senza peli sulla lingua e alla quinta protagonista del telefilm, la città di New York. Dopo sei stagioni della serie televisiva, terminata nel 2004, le quattro ragazze sono arrivate al cinema con ben due film, nel 2008 e nel 2010. Il primo film guadagnò 26 milioni di dollari solo negli Stati Uniti nel primo giorno di programmazione, mentre il secondo piacque molto meno, soprattutto per i troppi e irrealistici cambi d'abito delle protagoniste. E ora il selfie che alimenta le speranze dei fan. Dopo quasi 8 anni sarà la volta di Sex and the City 3?